Brescia Calcistica saluta la fine di un incubo durato 8 mesi. Del Piero, capitano della Juventus, Peruzzi influenzato, è sostituito da Rampulla. Neri, partner di Hübner in attacco. Proprio Hübner cerca Antonio Filippini, difettoso in fase di controllo. Meglio il Brescia della Juventus nella prima fase. Ancora Antonio Filippini, soluzione centrale. Calcio d'angolo per la Juve di Zidane, Montero non inquadra la porta del Brescia. Davids, ammonito, era diffidato, salterà Juventus-Sampdoria. Non ammonito invece per simulazione, ci stava il cartellino giallo, Antonio Filippini. Deschamps, verticalizzazione. Torricelli per Inzaghi, che può prendere la mira, si salva. Cervone con la mano sinistra, ma Inzaghi si riscatta in avvio di ripresa sulla punizione di Del Piero. Un gran colpo di testa, nell'angolo sotto l'incrocio dei pali. Per Inzaghi il 10° gol in questo campionato. Rivediamo la sua prodezza, la sua splendida giocata aerea. Niente da fare davvero per Cervone in questa circostanza. Il Brescia ha protestato per una spinta presunta di Montero a Hübner. Non ammonito Javorcic da Bettin. Ed ecco il pareggio del Brescia. Il gol porta la firma di Savino alla sua prima rete in Serie A. Savino, nato a Pompei, è stato lasciato solo dalla difesa della Juventus sulla punizione di Antonio Filippini. Niente da fare per Rampulla. È l'1-1. La Juventus prova a riportarsi in vantaggio. Del Piero, finezza per Zidane, salvataggio di Emanuele Filippini. Il rammarico di Zidane. Deschamps, Torricelli, pronta la girata di Inzaghi, Cervone in due tempi. Poi Zidane è solo in area, Inzaghi sbaglia però il controllo, chiude poi.